when I was 14, but then I moved on with my life. I said a lot of things I didn't mean, but I guess that's the young life I've had. And I do not regret a moment. I loved you for all these years, but we two grew apart. I knew you were there for me, but I kept you in the dark. And now, look what I've done to us. You always said that my heart is like Vegas. What happens there stays there. And then I was always blind for the things I do. Eccolo qua, l'ho beccato. Sono qui con Nico Tremolada. Ciao. Ciao ragazzi. Ma io non ho niente da dire, immagino che tu abbia tante cose da dirci, allora, su questo progetto. Raccontaci un po'. Sì. Cosa fai? Come si svolge una giornata con la società che si chiama Wheelchair Karting? Wheelchair Karting, per dire che è wheelchair, carrozzina, karting, go-kart. No, ragazzi, quello c'era, quello ci sono. Un progetto semplicissimo, far divertire i ragazzi. Durante la giornata gireranno i ragazzi, se ce ne sono tanti si farà dei turni, si viene giù, ho fatto fare anche un paranchino per aiutare i ragazzi, o se no sul mio piccolo canale ho fatto un video come io entro e esco. Andate a iscrivervi. Quindi se volete vederlo c'è il link in descrizione. Il buon Gava, come sapete, ha preso i miei braccialetti. Che non ho oggi. Che non ho. Me lo so. Lo picchio, dopo lo picchio. Però sono E come sapete il ricavato va pienamente nel mio progetto per portare altri ragazzi nelle mie condizioni su una sedia a rotelle a divertirsi in pista. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno aiutato, dagli sponsor alle singole persone che mi hanno comprato le mie magliette, braccialetti. Ah, ecco, ciao a vedere, perché tu comunque per sostenere e per finanziare questo progetto sempre, e dare una possibilità a tutte le persone disabili che vogliono andare in kart, vogliono avvicinarsi a questo fantastico sport, il ricavato delle vendite delle mie magliette, felpe e braccialetti va tutto per portare i ragazzi come me, chiamiamoli diversamente abili, perché il disabile dal mio parere non c'è. Cioè il disabile è chi lo fa, ma non il disabile che corre in kart o che si vuole divertire, che vuole vivere. Adesso. Anche perché questa magari io non sono diversamente abile, però penso. Sei che. Sei sicuro? No, però immagino. Commentate qua sotto se è disabile o no. Immagino che possa essere una buona opportunità anche per chi ha subito, sì, magari. Chi ha subito un trauma. Per riavvicinarsi alla vita e per riprendere la vita. Per fare una giornata molto diversa. Guardiamolo un attimo questo kart, faccelo vedere. Dai, andiamo, che a mo' vi mostro le chicche del mio kart. Di qua, quando sei sulla guida, quindi ce l'hai sulla sinistra, è un acceleratore che praticamente ha il cavo che va verso la ghigliottina del carburatore e azioni la leva che la tiri verso di te, che va contro il volante, così apri a manetta. Quindi questo è l'acceleratore? Questo è l'acceleratore. Invece a destra è il freno, sì, che è una normalissima pompa manuale dei freni anteriori dei KF dei normodotati. Noi, avendo solo il freno dietro, tiri qua e il kart frena. Comunque quando vai a frenare devi fare tanto lavoro di, ma che roccia, di avambracci, e la palestra serve, ragazzi. La palestra, c'è chi dice ma il motorsport è uno sport che non fai fatica, guidi la macchinina, lì e là. No, questo non è per prendere Sky o guardare la TV, ma è
Questo è il nostro rollback, che per noi ragazzi disabili è obbligatorio per la sicurezza. In più noi abbiamo anche le cinture che ci servono per far sì che ad ogni curva non si vola fuori dal carro. Certo. E anche loro è sempre per la sicurezza. Sempre per la sicurezza. Il roll bar rigidisce tanto il telaio e quindi se vai a parità sia di peso e di motore con un normo dotato ti va via. Però ragazzi, il divertimento c'è comunque. Che vai, è quello l'importante. Vai magari un pelino meno perché fletti di meno, però il divertimento è sempre assicurato. Allora, sono qua con Ivan, che se non sbaglio è stata la prima esperienza su go-kart. No, avevo già provato però in fiera, la pista che avevano fatto sui birilli è completamente differente da una vera pista. Certo. Qua è una figata, è proprio... Sei divertito? Mi sono divertito da matti, sì? E mi piacerebbe rifarlo. Beh, è bello che ci sia questa, certo, poi questa possibilità che Nico... Devo ringraziare l'organizzatore per quello che ha fatto, lui e tutto il suo staff, che ha fatto veramente una cosa non indifferente, non è da tutti. No, devo fargli proprio i complimenti. Sono stati bravi, bravi, bravi. Oh. E io mi sono divertito e spero che si divertano anche tutti gli altri. Da quanto vedo, esatto. Penso proprio di sì. Va bene, grazie Ivan. Niente, grazie a te. È tutto organizzato benissimo, a parte per l'ombrellina. Ho visto l'ombrellina. Si potrebbe fare di meglio con l'ombrellina, però ci sono. Ci sono ombrelline, però. Non tengono l'ombrello? No, vogliono stare all'ombra le ombrelline. E tocca a noi fare gli ombrellini. Che non è che siamo molto sexy, però una cerata fatta bene potrei dire anche la mia. Tra le altre cose, come cerco sempre di dirvi, il go-kart non è solo uno sport per uomini. Infatti, noto con piacere che abbiamo anche una ragazza che sta per provare il go-kart. Come ti chiami? Monica. Monica, ciao. Prima volta sul go-kart? Sì, la prima volta. Sono contentissima perché ho l'adrenalina, perché essendo la prima volta ho sempre avuto un po' la passione per motori, moto, però sul go-kart non ci sono mai stata, quindi l'emozione della prima volta. Bene, insomma, guarda, sono contento. Quando scendi poi ci fai sapere. Vediamo. Dai, okay, buona grazie. Fortuna. Dichiarazione a caldo? Bellissimo, una figata. Sì? Proprio bello, sì. Infatti felicissima di essere venuta a provarlo e spero di poterlo rifare presto, insomma. È una cosa che possono fare le ragazze comunque? Sì, assolutamente. Io non ho mai avuto modo, ma sono felicissima di essere venuta a provare perché mi piace un sacco andare veloce. Adesso però era la prima volta, ho voluto capire un po' come funzionava, però una figata. Bravissima. Sì.
Allora, sono qua con il buon Davide che è sceso per la prima volta dalla sua esperienza su car. Com'è andata? È tostissima, cioè c'avevo una paura della Madonna. I primi giri ho fatto cagare. Si può dire cagare. Si può dire cagare. Anche gli ultimi. E poi, no dai, gli ultimi poi è ingranato. Poi c'è stato un vostro collega che mi ha dato qualche dritta ed è andata, è spettacolo. Bene, bene. Cioè, è la prima volta, per cui spero in futuro di poterlo rifare. Sei divertito però? Di brutto. Di brutto. Di brutto. Guarda che poi quando ti prende poi sei fregato. Sì, no, sono le curve che non riuscivo a impostare, però è stupendo. È stupendo. Ragazzi, siamo gli unici che abbiamo portato in pista una ragazza disabile e altri amici che adesso vi facciamo vedere. Abbiamo fatto anche quella di scena. Siamo tutti qui. Ciao, ciao, grazie. Perché ragazzi, il sorriso bisogna darlo a tutti, punto e basta. E lì c'è anche il piccolo Leo che adesso si nascode. Ciao. Ciao. Anche tu prima o poi dovrai andare sul go-kart. Ti piacciono? Sì, perché almeno ti puoi divertire con tutti. È vero, hai visto. E almeno noi piccoli possiamo avere tipo una specie di piccolo mezzo di trasporto. Bravo, è vero. Ragazzi, piccolo ma più intelligente di molti adulti, sto ragazzo qua. Allora ragazzi, è stata una giornata veramente bellissima, sono onorato di essere venuto e avervi guardato perché è veramente spettacolare, secondo me. La si può riassumere tutta questa giornata con il motto che hai scelto per la tua perché situazione. Perché ragazzi, nella vita l'importante è crederci sempre e arrendersi mai. Mi raccomando ragazzi, credeteci sempre e non arrendetevi perché mai. Perché se uno vuole con l'impegno ci arrivi sempre e dappertutto. Crederci sempre arrendersi mai. Ciao ragazzi, ciao. Mi raccomando, per chi non si è iscritto sul canale di Gava, iscrivetevi ancora e seguiteci su Instagram. Ciao! We'll be right back.